questo nuovo video dove vedremo insieme la mia spesa. Stamattina abbiamo fatto la spesa io e mia mamma e oggi appunto sono qua per farvi lo spot alla spesa. È una spesa medio grande, diciamo che abbiamo speso sulla cinquantina di euro e più precisamente comunque ve lo metto alla fine quanto abbiamo speso. E siccome nello scorso svuota la spesa c'è stato un ragazzo che nei commenti mi ha chiesto appunto la spesa dove l'avevamo fatta perché non l'avevo detto. Allora, la scorsa volta l'abbiamo fatta a Mercato, questa volta l'abbiamo fatta alla Coop perché c'è un centro commerciale qui a Savona dove c'è un'enorme Coop dentro e niente, ha un sacco di prodotti, quindi ci troviamo abbastanza bene, ogni tanto la facciamo anche lì per variare. Niente, quindi qua ho tutta la spesa e iniziamo subito. Allora, partiamo subito. Rotoli di carta igienica di questa marca Niki, che erano in offerta. E niente, sono 12 rotoli, era un'offerta abbastanza conveniente, quindi anche se non li abbiamo mai provati, abbiamo detto c'è sempre una prima volta per provarli. Poi la zucca, che non so perché è fuori dal sacchetto, ma comunque la zucca. E niente, questa qua si chiama zucca castagna. Noi abbiamo sempre preso la Delica e abbiamo provato una volta la Butternut e quella gialla, ma la Delica è top. Però questa qua, siccome dicono che sa molto di castagna e a noi le zucche super castagnose ci piacciono, l'abbiamo presa. Costava un pochino, devo dire, perché costava 2,59 euro al chilo, però abbiamo detto vabbè, una volta proviamola, sentiamo un po' se sa veramente di castagna come dicono. Poi sacchetto mezzo vuoto, devo dire, che non è tanto pieno. Abbiamo tre dentifrici della Sensodyne, questo qui sensibilità e gengive, poi sensibilità e smalto e Complete Protection Plus. Questi qua anche erano in sconto e niente, ci troviamo molto bene con quelli della Sensodyne, quindi lo prendiamo. Ogni tanto prendiamo anche quelli della L'Oreal o BioRepair, però niente, questi qua sono molto buoni e quando sono in offerta facciamo scorta, come vedete. Poi il Listerine, raga, che devo dire che non me l'aspettavo costasse così tanto, cioè ho visto 6 euro e quant'era? 6,49 euro più o meno. E per un po' d'acqua che risciacqua la bocca, sinceramente è tanto. E niente, ovviamente sto scherzando, non è un po' d'acqua, però comunque, raga, costa, ecco. E niente, questo qua è scritto rimuove le macchie persistenti, speriamo in bene, ma non lo so. Quindi l'ho voluto provare. Poi abbiamo preso queste due tisane, sapete ormai già dagli scorsi video che io vado pazza per le tisane al finocchio, quindi siccome la sto finendo, perché tutte le sere ne bevo una, e abbiamo preso questa qui della Sognidoro, finocchio per il gonfiore addominale, e niente, non abbiamo mai provato questa qui della Sognidoro, quindi l'abbiamo voluta provare. E poi, ed era scontata come questa qua, infatti è per questo che l'abbiamo presa, regolarità con Senna e Tarassaco, non lo so, come volete chiamarlo voi. E niente, questo qua appunto aiuta la regolarità intestinale, quindi ad andare meglio in bagno in teoria. In pratica la proverò e vi farò sapere. Passando all'altro qua, però da tutta, raga. Va bene. Passando al secondo sacchetto, abbiamo questi grissini friabili, tra l'altro credo monoporzioni, sì, tipo monoporzioni più o meno, della Coop, semplici grissini. Poi abbiamo questa confezione di pomodori ciliegini, no, pomodori lafro ciliegia, scusate. E confezione un po' distrutta, ma pomodori sempre interi, quindi va bene così.
tra l'altro erano anche in offerta, quindi top. Poi andando avanti abbiamo tonno naturale della Coop. Questo qua sinceramente non ci piace tantissimo a noi, a me e a mia mamma e anche a mio papà, però siccome era in offerta abbiamo detto vabbè, prendiamolo, ecco, non ci fa neanche schifo, ecco. Cioè è buono, è mangiabile, ci sono marchi migliori, ma nel senso si può mangiare tranquillamente, a parere nostro. Poi fatemi sapere se mai nei commenti se a voi piace, se l'avete mai provato o no. Poi abbiamo capsule, queste qui della Covim, e niente, sono compatibili con la macchina del caffè Lavazza Modo Mio, noi abbiamo appunto questo modello rossa, e niente, quindi le abbiamo prese per provarle. Poi, ultimo sacchetto, ma non per importanza, abbiamo un altro tonno, un'altra confezione di tonno, che in verità sono due le confezioni, ma va bene. Ah, tra l'altro non ce ne sono neanche accorti, cioè almeno io non me ne sono neanche accorta. Abbiamo preso una confezione così e una confezione così, molto bene. Bene, io che prendo le cose senza neanche accorgermi cosa prendo, qua ormai, vabbè. E poi abbiamo preso, passando oltre, abbiamo preso queste carote julienne, questa confezione di carote julienne della Coop. Visto che sono già pronte, no, magari da mettere insieme l'insalata, così ci sta. Poi abbiamo preso, stavolta, niente pollo, quello fresco, diciamo, da cuocere, perché quello della Coop non ci fa impazzire. Preferiamo quello che c'è al mercato, diciamo, come gusto. Anche se in realtà alla fine poi pollo è pollo, ma più o meno un po' cambia qualcosina. Abbiamo preso bresaola. E poi due confezioni, questo pezzo di pollo qua dell'Aia, tipo come bresaola, e due confezioni di pezzo di tacchino, anche il tacchino non deve mai mancare nel nostro frigo. Poi limoni, li stavamo finendo, sono tantissimi. Aglio, perché dovete sapere che io insieme alla zucca amo l'aglio, e quindi ce lo metto sempre appunto quando faccio la zucca al forno, stavamo finendo, quindi è ovvio che lo ricompriamo. Poi questo pane qua, che non l'abbiamo mai preso e non ci fa, io perdo anche pezzi, non ci fa neanche impazzire, l'abbiamo preso forse una volta, non lo so. Però non ci fa impazzire, tra l'altro la forma e anche la morbidezza, infatti di solito lo prendiamo al mercato, ma oggi siamo andati qua, c'era questo, allora abbiamo detto vabbè, prendiamolo, no? Giusto per avercelo. Ultima cosa, crepi di arance, perché dovete sapere che io consumo un sacco di arance, perché uno sono buone, due fanno molto bene, e quindi niente, abbiamo preso questo qua, tra l'altro erano anche in offerta, spuntate a 3,89€, quindi 3 kg, 3,89€, offerta top. E niente, questa era la mini spesa, se ora non crolla tutto, e mini spesa perché appunto non è che abbiamo preso così grandi cose, ma qualcosina abbiamo preso, quindi ci tenevo a farlo vedere. E niente, noi di solito appunto comunque andiamo a fare la spesa settimanalmente, quindi ogni settimana appunto vi caricherò questo tipo di video. Se magari un giorno non ve lo carico, può darsi che non sia andata quella settimana, ma di solito noi andiamo tutte le settimane, ecco. E niente, poi comunque quando ci capita magari in giro che vediamo qualche offerta buona, la compriamo anche in giro, non è che dobbiamo per forza comprare tutta... c'è tutta la roba un giorno, ecco. Da questo momento in poi la me del futuro vi farà vedere un altro pezzo di svuota alla spesa che non ho fatto vedere prima. Buona visione. Allora, ciao raga, io sono la me del futuro e in questo momento poi... No, l'ho letto, scusate. Ricomincio.
Ciao a tutti, raga, io sono la me del futuro e vi faccio vedere la spesa che abbiamo fatto il giorno dopo. E niente, ho voluto aggiungervelo perché è proprio piccola la spesa e sarebbe stato inutile fare un altro video. Comunque ve la faccio vedere. Allora, partiamo da questi due sacchetti che sono più piccolini. Che sono andata, allora, noi siamo andati al Mercato, ma poi sono andata anche al Lidl e al Conad perché c'erano delle offerte interessanti. Allora, abbiamo preso questi yogurt 0% di grassi dell'Activia, sapete che io li mando sempre a colazione, ed erano in super offerta a 1,79. Qua c'ho anche i vari scontri, vedete? Infatti ne abbiamo presi 4 di confezioni, in modo che comunque per così, ce l'abbiamo per un po' così, però abbiamo anche risparmiato. Poi passando alla Lidl, abbiamo preso couscous che era in offerta a 1,79 un chilo e niente, offerta conveniente perché c'era anche la confezione da 500 grammi a 1,39, quindi direi ottimo. A me piace un sacco il couscous, quindi l'abbiamo preso. E yogurt greco, questo qui, senza grassi, e niente, è 500 grammi e a 2,39, ottima anche questa offerta e quindi ci sta. Passando invece alla mini spesa del mercato, abbiamo, ah no, scusate, ho dimenticato, anche questo l'ho preso al Lidl, anche questo era in offerta, e con tra l'altro Lidl Plus, che se non la conoscete è l'app del Lidl, e dove ci sono vari sconti, eccetera. E questo qui ve lo metto qui, quanto costa perché non me lo ricordavo, cioè non me lo ricordo, e, però ne ho presi 3. E ora, passando veramente alla spesa quella del mercato, abbiamo quelli di merluzzo della Ocean, non lo so, 47, che una volta era Ocean Sea, ora ha cambiato nome, vabbè. Semplici cuori di merluzzo. Poi abbiamo il mio solito pane, che ormai vedete sempre, pane multicereali. Ne ho presi 4. Poi abbiamo del pollo. Stavolta non ne abbiamo presi moltissimi, semplicemente perché non c'erano tanti. E niente, ne abbiamo presi 3. Era sempre in offerta, tra l'altro. Pane dei miei genitori. Loro, a loro piace questo, che è il pane di cristallo, più una volta è questo, più una volta è il pan piatto, diciamo che più di lì non si muovono, ecco, nel senso che quello integrale non li fa impazzire. Poi abbiamo preso mia mamma di nuovo questo pollo arrosto alle erbe aromatiche, che ci è piaciuto molto la scorsa volta. Poi per variare un po' fonte di proteine abbiamo preso il roast beef, questo qua, funzionato. Polpa in pezzi, questa qua la metto ovunque, nel senso che sul riso, sul couscous, sul farro e tutto, buona. E questa salsa pronta ciliegino che alcune volte la metto di più la polpa, però anche questa alcune volte ci sta. E come ultima cosa, delle uova, semplicissime, della Selex. E anche questo intanto le facciamo per variare fonti di proteine. Niente, ora vi rimando al video passato. Ciao! Io vi ricordo di iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto, per non perdere i prossimi video. Iscrivetevi, sì, vabbè, ciao! Seguitemi su TikTok se ancora non l'avete fatto e anche su Instagram. Io vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!